Al caffè letterario di Campobasso incontriamo Letizia Bognanni, scrittrice campobassana, e alla quarta avventura editoriale, queste sono le prime tre, sempre di genere musicale. La quarta è questa qui, che stai sfogliando, e si intitola Love Buzz. Partiamo dal sottotitolo, qual Sì. è? Di cosa parliamo quando parliamo di canzoni d'amore? Appunto, si parla di canzoni d'amore e Esatto. come è venuto fuori questo libro? È venuto fuori per caso, non per caso, nel senso che mi è stato proposto dalla casa editrice di Che è scrivere, che è l'Arcana. l'Arcana, e io ero un po' perplessa quando me l'hanno proposto perché non sono una grande appassionata di canzoni d'amore, però, come si dice in questi casi, ho raccolto la sfida e e ho scritto di 100 canzoni d'amore che ho selezionato cercando di coprire tutte, quasi tutte, insomma, le epoche, quindi dagli anni 60, la prima è del 62-63, credo, al 2014-15, E anche tutti i generi, immagino e che un po' più o tutti i meno. generi, sì, sempre pop rock. Di italiani e quindi insomma li ho selezionati un po' a gusto mio, Secondo te, ovviamente, sì. secondo il mio gusto che è un po' british, e cercando poi però anche di venire incontro anche al gusto magari più Un pubblico un po' popolare, un più pubblico più ampio, diciamo, ampio, non sì, troppo di e nicchia, ma un po' anche un po' più mainstream. Ecco, sì. Diciamo senza essere né sono troppo 100 mainstream. canzoni per scegliere, comunque sono 100, sono tante, ma ti Sono piacciono proprio tante. tutte queste canzoni oppure hai deciso di inserire Mi le liriche, piacciono. le strofe più particolari a prescindere? Mi piacciono quasi tutte, devo dire la verità. Appunto, le ho scelte, insomma, cercando. C'è qualcosa che magari non rispecchia proprio il mio gusto, ma che ci stava, ci doveva stare. E ho cercato un po' anche di variare il tema, magari di un artista che mi piaceva, non ho scelto quella che mi piaceva di più, ma ho scelto una che magari trattava un tipo di amore diverso che non avevo ancora trattato, per ampliare un po' anche lì, amore triste, amore felice, amore fedifrago, amore tanti, Ce ne insomma, e sono tanti di quindi amori, sì, effettivamente. sì, insomma, quindi ho cercato anche canzoni che avessero anche magari una storia interessante dietro, per come erano state scritte, e quindi insomma, ho cercato di, Senti, penso. ci sono dei mostri sacri su questo libro, no? Ci sono Sì. canzoni molto importanti, meno conosciute. Hai avuto l'opportunità di conoscere qualcuno di questi artisti, a prescindere dal fatto che alcuni purtroppo non ci sono più? Esatto, pochi in realtà, nel senso italiani ovviamente, soltanto i Subsonica, Eccoli qui, ho già li incontrato, avevi, ci hai incontrato, ho insomma già ne avevi parlato, certo. parlato, i Perturbazione conosco loro no, in realtà quasi nessuno. Ho conosciuto i giornalisti quest'estate, che sono Sì, gli ultimi l'ultimo gruppo recensiti, del, diciamo. sì, dell'ultima canzone che ho messo. E no, gli altri purtroppo no, sto cercando di conoscere il cantante dei The National per sposarlo, lo scopo per cui ho scritto il libro in realtà è quello, e quindi questo è un appello, mettere se mi sente. Leggendo tra le righe del tuo libro, tu l'avrai letto già tante volte, ovviamente. E, qual è secondo te la canzone, la strofa più riuscita o quella che ti è rimasta più dentro? Allora, io avendo un gusto un po' dark, new wave, così dico The Smiths, There's a Light That Never Goes Out, con la strofa, vabbè, più famosa, se ci venisse addosso un autobus sarebbe un privilegio morire al tuo fianco, che Canzone che secondo ha me è causato un. diversi suicidi poi in Inghilterra. Esatto, Si no, però sa io la che è trovo così. molto Una bellissima canzone. bella, a parte il concetto molto romantico del morire insieme, però anche la trovo anche ironica, Sì. cioè questa ironia molto british e molto dark, appunto, che a me piace tanto. Un'altra domanda un po' più di nicchia. A un certo punto parli del rapporto
di una specie di avvicendamento che c'è stato nel rock psichedelico inglese tra gli Spiritualized e i Verve, in qualche modo, che è avvenuto attraverso un passaggio di un amore, no? Di Kate Ridley, che era la tastierista degli Spiritualized, che ha lasciato Jason Pierce per accompagnarsi a Richard Ashcroft. Ecco, lei è una musa ispiratrice un po', no? Di questo tipo di genere. Secondo te ha dato più ispirazione a Pierce oppure a Ashcroft? Credo così, da non espertissima, nel senso che appunto la storia la conosco, però non così approfonditamente, probabilmente a Pierce credo che. Mi sta suonando il telefono con il Benissimo. sibilizza, appunto. Sì, probabilmente credo a Pierce, nel senso che poi questo, tra l'altro il disco da cui è presa la canzone che cito nel disco, è Il disco proprio, postumo sì, della poi, esatto, anche se lui separazione. poi lo negava, però effettivamente cioè, in quel disco era proprio forte, quindi credo, poi magari mi sbaglio, potrebbe, non lo so. Sei comunque riuscita nell'impresa di mettere nello stesso libro Vasco Rossi, i Go Betweens, oppure che ne so, Tiziano Ferro e i My Bloody Valentine, che è una, per quanto bizzarra come situazione e come idea, comunque consentirà ai lettori di ampliare la loro cultura musicale. Questa è la tua Sì. missione oppure sei Spero di sì. ripartita da un altro punto? No, in realtà sì, mi piacerebbe, anche perché io penso, cioè io personalmente ho fatto pace da parecchio tempo col mio lato pop, nel senso non ho nessun problema a dire che mi piace Tiziano Ferro e gli Certo. Spiritualized e così, nel senso non ho più quella formamentis così un po' anche adolescenziale, che devi essere alternativo. E quindi se una canzone mi piace, a prescindere se è mainstream o se è super alternativa, se è una bella canzone, bella e basta, se va a Sanremo o se la sentono tre persone. E se è brutta la stessa cosa, cioè nel senso una canzone può essere alternativa e fare schifo e viceversa. E quindi sì, mi piacerebbe se magari uno compra questo libro perché c'è Vasco Rossi e poi scopre un gruppo che magari non Un'ispirazione, certo. conosceva, sì, anche degli ultimi, poi ci ho messo anche canzoni nuove, ci ho messo Dente, Colapesce, quindi C'è insomma, tanta, tanta roba nuova, sì, anche quindi. qualcosa ho cercato sì, anche di arrivare proprio agli ultimi anni. Quindi. Conosci anche la realtà musicale molisana, parzialmente, comunque la conosci abbastanza. Ecco, che idea ti sei fatta dei nostri gruppi e della nostra situazione in generale, creativamente parlando? Poco, nel senso non lo so, non vedo un grande Fermento. movimento sì, qua in Molise, c'è cioè qualche tipo, qualche cosa in realtà valida, tipo vabbè, i Post-it che ormai fanno anche insomma una certa carriera, oppure Stefano Di Bucci per esempio, un cantatore insomma, è bravo. Però se dovessi dire che c'è non dico una scena, ma un movimento, insomma, non è che lo vedo tanto vivace, quindi proprio per essere Chiudiamo sincera. con le tue prospettive. Che c'è che bolle in pentola, se hai già qualche altro libro nel cassetto. Sì, in realtà a marzo uscirà un romanzo mio, quindi una cosa che non c'entra, cioè in realtà c'entra anche con la musica, ma non è un romanzo, non è un saggio di musica. E poi altre cose più, insomma, ancora non definite, quindi, però Sempre la musica per la comunque, musica, sempre sì, per la musica. comunque Invece il la mia. romanzo dove è ambientato? Il romanzo è ambientato in una città di provincia Campobasso, immaginaria, no. però no, è una città immaginaria che non esiste, però diciamo che sì, ci si può vedere anche Hai volendo. già trovato il titolo? Immagino di no. Il titolo? Sì, perché Sì. il romanzo sta per uscire, Ah, bene. esce il mese prossimo e si intitola Via dell'Abbazia. Via dell'Abbazia. E quindi Ci ritroviamo qui allora per parlare di questo magari. romanzo. Sì. Per quale casa sarà prodotto? È una casa editrice che si chiama Nativi Digitali e come da nome è solo digitale, quindi uscirà solo in ebook. Ok, mentre l'altro libro che stai per fare sulla musica, sempre con l'Arcana, Sì, sempre giusto? con Arcana. Va bene, Ok, grazie e poi ci grazie. aggiorniamo per sentire che cosa avrai escogitato, quali Ok. altri gruppi sarai riuscito a mettere insieme questa volta. Ok, Grazie. grazie.